Galileo e Cigoli, cronaca di una vera amicizia. Ho aggiunto un piccolo particolare attraverso il carteggio nelle slide che ho preparato. E bisogna partire subito da un fatto, che non era una cosa così straordinaria, almeno per Galileo, l'amicizia con i pittori. La vita di Viviani è abbastanza a variopinta, che poi peraltro è anche scritta sul modello delle vite vasariane, si sofferma molto su questo aspetto, ovvero sui legami intercorsi fra Galileo e gli artisti, Jacopo da Empoli, il Passignano e così via. E certo, però, con Cigoli il rapporto è veramente strettissimo. Un rapporto strettissimo, anche se le testimonianze, va detto, sono poi molto poche, perché quando si pensa a un carteggio si pensa a una corrispondenza fitta, in realtà lo scambio epistolare è costituito da appena 29 lettere. E fra l'altro sono tutte di Cigoli a Galileo, tranne due, di Galileo a Cigoli. E perché? Sono state fatte in realtà a molte supposizioni, in parte tutte vere, in parte perché forse non avevano bisogno di comunicare per via epistolare se non in determinati periodi, perché certamente hanno avuto la possibilità o avevano la possibilità di frequentarsi direttamente, e quindi chiaramente la lettera diventava un mezzo superfluo di comunicazione. In parte invece la lacuna del numero delle lettere di Galileo a Cigoli sembra che sia così poco cospicuo, e quindi sia costituito da solamente due lettere, per un semplice motivo. Galileo, come sapete tutti, con la pubblicazione del processo viene condannato nella pubblicazione del processo, che ricordo è nel 1632, nel 1633, quindi l'anno successivo, viene condannato per veemente sospetto di eresia, così recita il testo. E quindi molto probabilmente gli eredi di Cigoli e i nipoti, fra cui anche il nipote che scrive la prima biografia dello zio, sembra, oppure è stato ipotizzato per meglio dire, che abbia distrutto tutti i materiali galileiani. In parte sicuramente poi ci sono state delle dispersioni da attribuire, da imputare a altre cose. Però detto questo, in realtà queste 29 lettere, che peraltro si concentrano in un arco temporale ben preciso, ovvero 1609-1613, e rappresentano uno snodo centrale, che gettano luce su una serie di momenti molto importanti sia per quanto riguarda la carriera di Cigoli che per quanto riguarda la carriera di Galileo. 1609-1613 infatti rappresentano due momenti cardini. Allora, perché se si pensa bene,
In questi anni Galileo effettua le prime rivoluzionarie osservazioni telescopiche che rivelano la scabrosità della superficie lunare, la Via Lattea, i satelliti di Giove, dedicati poi alla famiglia Medicea e resi noti con la pubblicazione del Sidereus Nuncius. Dall'altra, invece, il Cigoli è impegnato in alcuni cantieri romani di cui vi farò vedere. Detto questo, però, la prima lettera del 1609 lascia, il tono della prima lettera del 1609 lascia intendere un tono amicale, quindi lascia intendere una frequentazione ab antiquo, e quindi la possibilità che loro si siano frequentati già da in giovane età. E in effetti punti di contatto ce ne sono molti fra i due. Innanzitutto la cronologia. Cigoli nasce nel 1559, Galileo nasce nel 1564, quindi appena 5 anni più tardi. Tutte e due vivono in parte Firenze, poi chiaramente in realtà prima Galileo era a Pisa, come è noto, almeno gli anni dell'università li passa a Pisa, ma ambedue sono iscritti all'Accademia del Disegno, ambedue di Firenze, ambedue sono iscritti all'Accademia della Crusca, ambedue hanno una ammirazione per Michelangelo Buonarroti, per cui addirittura Cigoli insieme a Gregorio Pagani, un altro pittore della fine del 500, si reca, sappiamo dai documenti, nella sacrestia in San Lorenzo a copiare le sculture di Michelangelo, e lo stesso Galileo non copia chiaramente le figure e le sculture di Michelangelo, ma nelle sue lettere talvolta lo cita. Tutte e due amano la Divina Commedia, sono famose le lezioni dantesche sulla Divina Commedia proprio di Galileo, e al contempo lo stesso anche Cigoli nelle sue documenti fa delle citazioni sulla Divina Commedia. Ecco, quindi sicuramente erano legati da frequentazioni poi anche comuni. In parte abbiamo detto Lempoli, abbiamo detto anche lo stesso Pagani, Luca Valerio, tutti personaggi, artisti, pittori, mediatori, intellettuali, Michelangelo Buonarroti il giovane, che facevano parte e animavano il dibattito intellettuale, se così si può dire, e soprattutto la ribalta intellettuale fiorentina della fine del 5 e del primo 600. I personaggi sono noti, questo è l'autoritratto, una copia un po' bruttina, devo dire, ma questo per colpa mia, della qualità della fotografia, in cui il pittore Cigoli si presenta con in mano i pennelli e il berretto e sguarda diritto l'osservatore proprio con una punta di presunzione, ma comunque di consapevolezza del proprio ruolo, e dall'altro chiaramente Galileo. Questa è la vera immagine di Galileo, almeno così è stata sempre considerata. Qui potremmo fare veramente un'intera conferenza solo su questo ritratto, anche per dire come i medici utilizzarono questa immagine per comunicare il valore del loro primario e filosofo e matematico granducale. Un dipinto che non è coevo alle date della loro amicizia con Cigoli, ma perché è del 1636, quindi più tardi, dipinto da questo pittore di corte che è Suttermans, un pittore fiammingo che nel 1620 arriva dalle Fiandre al seguito degli arazzieri chiamati proprio dal corte Medicea, e che poi invece permane e diventa il pittore di corte, e soprattutto sarà impegnato nel dipingere i ritratti di tutta la casata Medicea. Ed è il rapporto. Allora, come dicevo, momento
nevralgico del loro incontro 1609, almeno così si apre il carteggio, e anno in cui si aprono, così capiamo dalle lettere, le prime osservazioni telescopiche di Galileo, che verranno pubblicate di lì a poco nel 1610. 1610, nel marzo del 1610 viene pubblicato il Sidereus Nuncius, che annuncia questa rivoluzione cosmologica, un libretto fra l'altro anche di poche pagine e con qualche errore, tant'è vero che lo stesso Galileo inizialmente si dichiara di voler fare una nuova edizione, ma in realtà poi desisterà, perché il bersaglio era stato colpito. Nel marzo 550 esemplari, ma è subito un successo. È un successo così, potremmo dire, planetario. Planetario perché in tutte le corti, non solo italiane, ma anche europee, viene spedito il Sidereus Nuncius e viene spedito naturalmente munito al seguito di un cannocchiale per fare le verifiche telescopiche. E quello che è interessante, questo l'ho messo tanto per far capire, qui Galileo, fino a quel momento Galileo era sicuramente un matematico, un filosofo della natura, sarebbe più corretto dire, di sicuro successo. Però chiaramente a Padova, dove si era trasferito all'inizio del 1590, degli anni 90, del 500, aveva avuto successo, insegnava, quindi aveva avuto anche un buon seguito di allievi. Ma nel 1606 aveva composto questo, le istruzioni sul compasso di proporzione, che gli aveva dato una certa risonanza. Però certo con il 1610 si apre veramente un mondo, si apre la possibilità di entrare in contatto con tutte le corti europee, per cui, come vi dicevo prima, il Sidereus e il cannocchiale partono per Praga, partono per Milano, partono per Roma, e lo stesso Galileo naturalmente sarà chiamato dal Papa, sarà ricevuto dal Papa per sentire queste novità, le novità celesti, e darà tanto adito a un'iconografia incredibile, tant'è vero, questa è la medaglia di Cosimo II dei Medici, anche gli stessi Medici decidono di dedicare una medaglia alle scoperte, purtroppo no, ho solamente il dritto ma non ho il rovescio, dove ci sono le immagini proprio dei pianeti, la raffigurazione dei pianeti medici. E chiaramente anche per i libri, chiamiamoli così, di settore, come il discorso delle comete di Mario Guiducci, giocano sullo stemma mediceo e all'interno, che ruotano attorno, poi c'è la rappresentazione, anche se non è ellittica, perché chiaramente Galileo rappresenta un sistema eliocentrico, ma questo, però giocano sull'associazione dei satelliti di Giove naturalmente allo stemma mediceo, come è più chiaro naturalmente nella meditazione poetica di Girolamo Magagnati, dedicata sempre a Cosimo II, dove sopra la corona, vedete, granducale, ci sono disegnati degli astri. Questo per in qualche modo restituire la portata di queste scoperte e farvi capire come Galileo, dopo il 1610, dopo la pubblicazione del Sidereus Nuncius, diventa veramente un personaggio pubblico. Un personaggio pubblico anche chiacchierato, perché la pubblicazione del Sidereus poi in realtà ebbe degli attacchi. Però ecco, grazie alla rete di una serie di contatti, Galileo si teneva informato sugli spostamenti e sulle opinioni proprio che anche gli avversari stavano, e le azioni che gli avversari si stavano preparando a fare. E guarda caso, proprio
una di queste persone che tiene aggiornato continuamente sulla situazione romana è proprio Cigoli. Cigoli puntualmente lo informa sembrerà strano, ma anche in qualche caso lo supporta. E si supportano a vicenda. Perché dico questo? Perché in realtà è nel 1604, quando Cigoli va a Roma e conquista una serie di commissioni molto importanti, è un po' invidiato e quindi alcune sue opere suscitano l'ilarità, se così, dei colleghi. Ma prima di entrare nel dettaglio di questi episodi, invece vorrei analizzare altre cose. E soprattutto queste sono una serie di pale dove Cigoli, già in tempi non sospetti, inserisce il corpo della luna. E in particolare questa è un'adorazione dei pastori che si trova a New York, dove vedete la scena è contraddistinta da tre, se così si può dire, sorgenti, sorgenti luminose. Chiaramente quella, la luce divina che irradia il bambin Gesù e la Sacra Famiglia. Dall'altra parte invece, sulla finestra, sulla destra, c'è una luce artificiale della torcia che poi invece poi naturalmente che irradia anche questa e getta luce sulla scena però esterna, e poi come vedete il disco lunare, no? E il disco della luna, un cliché che ripete più volte Cigoli anche per questa adorazione sempre dei pastori, che in questo invece si trova nella chiesa di San Francesco a Pisa, e in cui ritroviamo lo stesso schema. Ora purtroppo la chiesa è chiusa e quindi le fotografie che ci sono non sono ottime, quindi sono riuscito a reperire solamente questa immagine. Però, come potete vedere, ritroviamo la stessa situazione, ovvero la sorgente luminosa dall'alto irradia il bambin Gesù, la Sacra Famiglia e i pastori, la torcia è ancora più evidente invece proprio l'immagine della luna. Altra immagine, la deposizione degli Uffizi, in cui che si conserva gli Uffizi, ma che è stata commissionata in realtà per Figline Valdarno. In questo caso abbiamo sia il sole e sia la luna ai lati della croce. Ora, l'aspetto curioso è che queste tre opere hanno una datazione anteriore alle scoperte del 1610. E quindi qualcuno ha ipotizzato proprio questo, che già Cigoli prima di Galileo abbia avuto questo interesse, o comunque fosse attento al dibattito sui corpi astronomici, e quindi in qualche modo avesse visualizzato questa passione inserendo quello che vedeva all'interno proprio delle sue opere. Ed è un fatto sicuramente curioso. Come vi dicevo, Cigoli informa puntualmente Galileo delle avversità che incontra su Roma, e naturalmente lo tiene informato anche sui movimenti degli avversari galileiani. E tant'è vero che questi due disegni che si conservano nel gabinetto di segni e stampe degli Uffizi sono stati associati, e quindi sono il frutto dell'amicizia
che sancisce in qualche modo il legame fra Galileo e Cigoli. Infatti si tratta di un'iconografia dubbia, se vogliamo, però sono stati associati al trionfo della virtù sull'invidia. E nel disegno di destra appare abbastanza chiaro, dove questa donna classicheggiante, con i piedi invece invinghiati e avvinghiati dai rovi, che si trasforma in una pianta, tant'è vero che una prima interpretazione era legato proprio al mito di Apollo e Daphne, ma così non è. E invece sullo sfondo una figura, la figura dell'invidia, che sta all'interno di una caverna, che con i capelli invece con i serpenti fra i capelli sembra per uscire e per aggredire la virtù. E come vi dicevo, Miles Chappell, che è il maggior studioso dei disegni di Cigoli e non solo, ha ipotizzato ormai tanto tempo fa che questa opera sia legata proprio a il legame, e quindi a una risposta da amico da parte di Cigoli, da parte di Cigoli, per quanto riguarda le critiche che in quel momento, come dicevo, in alcuni ambienti romani, Galileo stava ricevendo. Però l'episodio sicuramente più importante, e che sancisce, o comunque sia, può essere utilizzato come la cartina di tornasole dell'amicizia fra Galileo e Cigoli, è quello della rappresentazione dell'Assunzione della Vergine nella Cappella Paolina a Roma. Pienamente coscio dell'importanza del suo lavoro, il pittore annota nel novembre del 1612: «Io sto bene ed allegro, e non senza disgusto, da miei nemici, sentendo e veggendo andar le cose contrario al loro desiderio, e dello affresco anco a cambiare opinione, che io non sapesse dipingere, anzi, dicano pur di quegli alcuni che paiono fatte a olio. Io fo la gatta morta, fingo di non sapere nulla e rido dentro». A dimostrazione proprio, no, come dell'invidia dell'ambiente romano nei confronti di questo pittore fiorentino. E soprattutto, per quanto ci riguarda, diciamo, il soggetto del nostro incontro, del rapporto amicale, effettivamente amicale, che Cigoli instaurò con Galileo, dopo che Galileo, come vi dicevo, 1610 diventa un personaggio anche molto potente. Però soprattutto la testimonianza più importante per capire il risultato è la lettera di Federico Cesi. Federico Cesi è il principe dei Lincei, ovvero il presidente dell'Accademia dei Lincei, che è la prima accademia scientifica italiana, fondata nel 1604. Pochi sodali scelti, selezionati in tutta Italia, e che aveva proprio questo scopo veramente di raccogliere le punte più illustri in ogni campo del sapere scientifico. Chiaramente dopo, nel 1611, dopo la pubblicazione del Siderius, verrà arruolato anche Galileo. Cesi scrive proprio a Galileo il 23 dicembre del 1612, appena dopo che aveva finito il lavoro Cigoli di affrescare. Allora, scrivendo: «Il principe Linceo informava lo scienziato pisano che, e qui cito, Cigoli si è portato divinamente nella cupola della cappella di sua santità a Santa Maria Maggiore, e come buon amico e leale ha sotto l'immagine della Beata Vergine pinto la luna nel modo che Vossignoria è stata scoperta, con la divisione merlata e le sue isolette. Spesso siamo insieme consultando contro l'invidia della gloria di Vossignoria». A dimostrazione ancora quindi di come certifica lo stesso Cesi il
rapporto fra Cigoli e Galileo e soprattutto come anche Cigoli non solo aveva rapporti intimi con Galileo, ma anche con Federico Cesi, principe d'Acqua Sparta, che sosteneva e finanziò poi, fino a che fu in vita, l'Accademia dei Lincei. A dimostrazione poi come anche certi pittori, che sicuramente tanta strada dal ruolo dell'artista nel 400 era stata fatta, ma sicuramente nel 600 come alcuni pittori erano riusciti a raggiungere delle posizioni impensabili. E quindi questo ho a dimostrazione di come poi in realtà i due Cigoli e Galileo si intrattengono su problemi storico-artistici ma anche su scientifici, è una lettera sempre del 1612 che Cigoli invia a Galileo proprio durante gli affreschi dell'Immacolata Concezione in Santa Maria Maggiore. Ovvero Cigoli cosa fa? Approfitta degli scalini dell'osservatorio che la cupola di Santa Maria Maggiore gli offriva per osservare la luna e poi anche le macchie solari, e con il binocolo, con il cannocchiale, lo punta e dà una rappresentazione precisa che puntualmente manda a Galileo. Non è il solo, non è il solo artista, ma anche altri dilettanti e anche altri artisti avevano mandato e mandano in questo periodo delle immagini. Però lui è il più continuo e addirittura anche i nipoti, Cosimino e gli altri, li chiama appunto e gli fa fare esperienze di questo tipo. Tant'è vero che c'è un passaggio che mette, come i nipoti non erano tanto bravi, dice, tant'è vero che fanno delle immagini porche e massicce. Detto questo, però, Cigoli sarà al fianco di Galileo anche per un'altra opera importantissima, che è l'Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari. Pubblicazione del 1613, e l'aspetto interessante da sottolineare è che è la prima opera lincea, ovvero come vedete c'è la rappresentazione, la lince, che è proprio questa della nazionale, la lince come marca tipografica in questo caso, e poi la corona, perché chiaramente legata alla corona degli Acqua Sparta e quindi del principe Cesi. Ma l'aspetto interessante appunto è che in questo caso sia la prima, nel 1604 la prima opera che esce è quella del 1613 di Galileo, e la terza sarà invece Il Saggiatore, perché poi Colonna, l'edizione del 1616, un botanico napoletano, pubblicherà una sorta di erbario. Però ecco, quindi questa una delle pubblicazioni che dovevano in qualche modo, da una parte sancirono il successo galileiano, perché ancora una volta lo strumento, il binocolo, il cannocchiale, scusate, galileiano gli aveva permesso di potenziare lo sguardo e quindi di vedere oltre la Terra, e quindi gli aveva dato la possibilità naturalmente di pubblicare un nuovo testo che sarà molto importante. In questo caso il carteggio è preziosissimo, perché i rapporti fra Cigoli e Galileo e le lettere in questo periodo illuminano su la pubblicazione del carteggio, e soprattutto sappiamo che Cigoli è il responsabile per quanto riguarda l'apparato illustrativo del volume. Cioè tutta la produzione, il corredo iconografico dell'opera, che è schematico a parte il ritratto che vi farò vedere, poi in realtà
e viene affidato a Cigoli. E Cigoli fa da triangolazione fra Galileo che è a Firenze, il principe Cesi che è a Roma e tutta una serie di incisori e di artisti che in quel momento vengono selezionati per tradurre i disegni di Galileo in stampa. E fra l'altro proprio c'è una lettera, sempre di Federico Cesi a Galileo, in cui si dichiara il valore e soprattutto la scelta di Cigoli, che si dichiara in modo apertamente che è Cigoli che sceglie l'incisore, che è Matthias Greuter. Matthias Greuter è un incisore fiammingo, abile, che era in ambito è molto vicino ai lincei e quindi fa anche altre cose per i lincei, farà altre cose per i lincei, sempre all'inizio del terzo decennio del 600, e stampa le cose. E non stampa però il ritratto, che è invece attribuito a Francesco Villamena, perché questo ritratto viene poi riprodotto sul Saggiatore, che è del 1623, laddove in quel caso compare anche la firma. Ma perché ci interessa? Perché chiaramente qui si celebrano le doti di Galileo, in qualità di primario Galileo, filosofo e matematico granducale, ma soprattutto anche di Linceo. E soprattutto, in alto vedete, ci sono due angioletti che tengono uno il compasso, gli strumenti di misura, dall'altro il cannocchiale che gli avevano permesso le prime osservazioni telescopiche, perché in questo caso l'ipotesi più accreditata è che molto probabilmente per l'incisore, per aver tradotto a stampa, per tradurre a stampa il ritratto di Galileo, si sia servito proprio di un dipinto fatto da Cigoli, perché Cigoli, e sappiamo dalle fonti, però purtroppo non si è conservato, dipinse Galileo. Fatto non così strano per quanto riguarda Galileo, che già da prima del 1610, quindi prima di diventare famoso, conta già su una serie abbastanza nutrita di ritratti, molto probabilmente fatti proprio da amici, da colleghi che vogliono in qualche modo mettere sulla carta oppure sulla tela l'immagine di questo scienziato, chiamiamolo così, che aveva rivoluzionato il modo di vedere il cielo. Quindi, e l'aspetto Cigoli ancora una volta ha un ruolo centrale, perché Galileo, sappiamo tutti, è un genio, ma non aveva un carattere poi così, almeno da quello che si legge, non era così docile, anzi era abbastanza scontroso, quindi ritroso, anche permaloso, e si permette anche con lo stesso Cosimo II talvolta di utilizzare un registro linguistico che non era così amichevole, e nei confronti del Granduca, quindi non era, pochi se lo potevano permettere, anzi quasi nessuno, però lui lo fa. E invece quindi a dimostrazione di come i due fossero legati da una vera passione e da una vera comune e da una vera amicizia. Tant'è vero che forse le lettere che meglio restituiscono, la mediazione che restituiscono meglio il ruolo di questo passaggio, sono riferite al caso di Passignano, un altro pittore fiorentino, naturalmente nativo di Passignano, che viene qui, va a Roma e a un certo punto inizia a fare proprio nel 1609 anche lui queste osservazioni telescopiche. Aspetto curioso e aspetto da sottolineare è il fatto che Passignano a Roma dichiara che il cannocchiale e che le osservazioni telescopiche è lui l'inventore delle osservazioni telescopiche. Galileo, puntualmente informato da Cigoli, si risente. E quindi cosa fa?
nelle storie e dimostrazioni intorno alle macchie solari, fra i ringraziamenti, in un codice manoscritto aveva inserito sia Scigoli che Passignano, i loro pittori due amici. Nella versione a stampa compare solamente quello del il nome di Scigoli. Ma che si sia trattato di non di un'omissione, ma di una volontà precisa di Galileo, è dichiarato dal fatto che sul codice valpolicelliano, una delle copie più dirette del libro, è cassato proprio il nome di Passignano, è cassato, c'è una linea barrata sopra, a dimostrazione di come fosse molto generoso, ma era anche in qualche modo, come vi dicevo, molto permaloso e soprattutto molto attento. Purtroppo non c'è molto di più, no? Se non l'apprezzamento, ad esempio, che anche i fiorentini tributano in questo periodo, subito dopo. E in particolare un quadro famosissimo è quello di Valerio Maruscelli in Casa Buonarroti e nella galleria, dove Galileo è messo in disparte di profilo e fra l'altro fuori contesto, perché qui è il doge che riceve il Papa, insomma, quindi in un periodo storico in cui Galileo non ci sarebbe dovuto stare. E poi naturalmente non ricordo anche il Carmine sia di Michelangelo Buonarroti e di altri, insomma il Giovane chiaramente e altri che celebrano Galileo in questo periodo. Ma voglio chiudere con le lettere, anche in questo caso, che vengono scritte proprio dopo la morte di Cigoli, perché Cigoli viene colpito da febbre maligna nella prima estate del 1613, e durante la malattia, ecco, altro caso che mi stavo per scordare ma è molto importante, e durante la malattia il Papa gli manda l'archiatra pontificio, quindi il medico personale, per vedere se si può risolvere e quindi curare. Non solo gli manda che Giulio Mancini, fra l'altro un pittore dilettante che scriverà poi anche le vite, ma oltre a questo il Papa in quel momento proprio avvia la pratica per nominarlo Cavaliere dell'Ordine di Malta. La nomina arriverà, però purtroppo arriverà con ritardo, perché Cigoli muore l'8 giugno del 1613. E la prematura scomparsa non manca di suscitare perplessità in ambito romano e soprattutto in ambito linceo. È importante perché il primo a esprimere il proprio dispiacere fu Federico Cesi, che scrivendo a Galileo il 29 giugno del 1613 ricordava, e cito, l'amico comune e vero e buono amico, per il quale aveva sentito quel maggiore dolore che dir si può della perdita del signor Cigoli. Ne conosco alcuno a chi non sia doluta, tanto di raro sogliono trovarsi congiunte queste qualitade, né mancare io e per i suoi meriti e per il cenno di Vossignoria esibirmi pronto a giovamenti e servizi della sua casa e nipoti. Cioè, ovvero l'intervento da parte del principe Cesi a anche a finanziare in certo qual modo la sopravvivenza dei nipoti dopo la morte di Cigoli, proprio perché per il servizio che aveva fatto ai sodali lincei. Ma forse la testimonianza più importante dopo la morte è quella di Luca Valerio, perché Luca Valerio, sempre di lì a pochi giorni, scriverà, sempre scrivendo a Galileo, e cito, nella perdita del suavissimo amico signor Cigoli ravvisava una comune perdita del secolo nostro, che ora così non è difficile richiamarla alla memoria, ma sono le parole che Vasari cita nella vita di Brunelleschi per la morte di Masaccio. A dimostrazione di come proprio Cigoli e innanzitutto avesse permeato e fosse diventato uno dei pittori un po', se vogliamo,
non dico dimenticato, ma comunque meno celebrato, del 600 fiorentino, e che in realtà ha giocato un ruolo di primo piano non solo come pittore, ma anche proprio come intellettuale. Grazie.